Benvenuti in questo nuovo video, oggi vi illustrerò le 10 cose più odiate dei giocatori di Fortnite. Una delle cose più odiose su Fortnite è sicuramente quello di arrivare ai secondi. Dopo aver effettuato una partita talmente lunga, talmente faticosa, ma alla fine morire e arrivare ai secondi e non ricevere alcuna gratificazione per il lavoro compiuto. Molto spesso invece quando si utilizza o un fucile tattico pesante oppure un fucile a pompa può capitare di fare pochissimo danno e non uccidere il nemico, anche se lo si colpisce 4-5 volte questo rimane in piedi e con un colpo potrebbe ucciderci. Altra cosa molto odiata su Fortnite sono sicuramente i camper. Molto spesso i camper attraverso l'uso del cespuglio si nascondono per tutta la partita e nel momento meno opportuno si presentano davanti a te e ti uccidono. Tra le 10 cose più odiate dei giocatori di Fortnite c'è sicuramente il morire cadendo. Il danno da caduta causato ovviamente da una montagna oppure dal precipitare a causa ovviamente della distruzione di una costruzione precedentemente inserita può ovviamente far arrabbiare i giocatori. Una delle cose più odiate è sicuramente il lag. Molto spesso può capitare di muoversi a scatti oppure di andare avanti ma invece essere bloccati ad esempio una porta. Il lag si può verificare anche durante i combattimenti dove ad esempio i nostri colpi sembrerebbe andare a segni, in realtà non è così. Infine, altra cosa molto odiata è sicuramente quella di spawnare molto lontano dalla zona sicura e per tutta l'intera durata della partita essere costretti a correre e correre senza mai avere un attimo di tregua. Molto spesso può capitare che l'animazione della costruzione di un muro o di una scala si bughi e non ci permetta di difenderci durante un combattimento. Questo può essere strettamente correlato al lag. Molto spesso può capitare che aprendo una cesta non si trovi nulla di interessante. Si possono trovare armi banali, quindi a livello normale, oppure quando si ha già 100 di scudo trovare scudini oppure uno scudo grande, che in quel momento non ci servono a nulla. Un'altra cosa molto odiata dei giocatori è sicuramente quando lanciando una granata o andando col lanciarazzi ci si fa del male e si toglie al proprio personaggio tantissima vita. Molto spesso può capitare che mentre si cerca di andare in zona sicura oppure nel recuperare un airdrop si può essere colpiti da un cecchino, non capendo ovviamente la direzione del colpo e quindi morire e terminare la partita in modo indecoroso.